Prima della preghiera vorrei leggere alcune parole in Deuteronomio. Deuteronomio, capitolo 4, dal versetto 32. Alcuni versetti e poi forse in Efesini. Qui dice, interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te. Dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli all'altra. Ci fu mai cosa così grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai popolo che udisse la voce di Dio? che parla in mezzo al fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto vivo. Mosè, quest'uomo di Dio, pronunciò queste parole e mostrò al popolo di Dio il modo meraviglioso in cui Dio aveva parlato loro e disse loro scoprite in quale tempo Dio ha parlato in questo modo proprio come ai nostri giorni ecco come poteva dirlo e non solo parlò loro ma si fece conoscere in modo meraviglioso e camminò con loro e fu loro permesso di udire la voce di Dio e fu loro permesso di vedere il fuoco e tutto il resto. Come si fece conoscere a loro e tuttavia Rimasero in vita. Quando ho letto questi versetti ho ripensato ai nostri giorni e anche noi abbiamo un grande privilegio e potremmo esclamare le stesse parole e chiedere in quali giorni Dio ha parlato così e si è rivelato in modo così potente e ha rivelato i suoi misteri in questo modo e ha permesso che avvenissero così tante guarigioni e miracoli come nei nostri giorni, nei giorni in cui viviamo. Eppure dobbiamo renderci conto che c'è tanta incredulità e vediamo che... Probabilmente è stato così in ogni tempo. Poi, forse il versetto 36, dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti e sulla terra ti ha fatto vedere il suo gran fuoco e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco. E perché egli ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro progenie dopo loro. Ed egli stesso di persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza. Per cacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede. Sì, Dio ha compiuto tutte queste azioni meravigliose e tutte queste cose meravigliose per il suo popolo. E credo che potremmo leggere un passo della scrittura dopo l'altro e non fare altro che meravigliarci e stupirci delle grandi opere che Dio ha compiuto per il suo popolo. Perché vediamo che non è cambiato, è rimasto fedele fino alla fine e fino ai nostri giorni. Vorrei forse leggere brevemente da Efesini, qui dal capitolo 4. Qui dice, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, impegnandovi per conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo unico e un unico spirito. Come pure siete stati chiamati a un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. E' per questo che è detto, salito in alto, egli ha portato con sé un gran numero di prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire? Se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ed è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministerio, per l'edificazione del corpo di Cristo. Finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini compiuti all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore ma che seguendo la verità nell'amore Cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Ora abbiamo ascoltato le esortazioni del Signore o le esortazioni dell'Apostolo Paolo che ha rivolto al suo popolo. E penso che dopo tutto quello che Dio ha fatto, non possiamo fare a meno di prendere a cuore questi ammonimenti, di ascoltarli e di camminare come Dio ci ha detto nella sua parola. Che Egli ci benedica anche stasera, che sia con noi e ci dia... Ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo anche alcune richieste di preghiera qui oggi. Vogliamo porre tutto davanti al Signore e chiedergli di aiutarci. Lui è in grado di fare ogni cosa. Anche se tutto è lontano, con Dio non c'è distanza, ma può operare qui e là. Egli riempie il mondo intero ed è ovunque e soprattutto dove si riunisce il suo popolo, nel suo meraviglioso e prezioso nome di Gesù. Alziamoci in piedi per pregare insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore anche per quest'ora serale. Ti ringraziamo Signore perché anche questa sera possiamo alzare gli occhi verso di te. E noi, Signore, abbiamo potuto leggere come ti sei fatto conoscere dal tuo popolo nell'antico patto, come ti sei fatto conoscere nel nuovo patto, come hai parlato attraverso l'Apostolo Paolo e hai scelto dei messaggeri per te, Signore, come abbiamo letto. Apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. Tu sei ancora all'opera. Ti crediamo con tutto il cuore che anche stasera realizzerai il tuo scopo. Signore, noi guardiamo a te, perché se guardiamo a noi stessi, Signore, cosa siamo? Ma Signore, guardiamo a te e sappiamo che tu... Sei in grado di darci ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo sempre più bisogno di te in questo tempo, in queste ore, Signore. Portiamo anche a te, Signore, tutti coloro che si sono raccomandati affinché si preghi per loro. E ti chiediamo dal profondo del nostro cuore, Signore, voglia tu toccarli, voglia tu intervenire, voglia tu aiutarli, o oh Signore. Noi non possiamo aiutare, siamo solo umani, ma abbiamo letto nella tua parola che tu hai sempre aiutato il tuo popolo, Signore. E sei sempre stato con coloro che confidavano in te. E così confidiamo in te questa sera e sappiamo che ci benedirai e benedirai tutto il tuo popolo con noi, Signore, in tutti i luoghi, Signore, ovunque siano sparsi. Ma Signore... Possa tu confortarli tutti dalle ricchezze della tua grazia. Conforta anche noi, Signore, e dacci ciò di cui abbiamo bisogno. Ti chiediamo tutto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Lode e ringraziamento siano al Signore per il privilegio di essere di nuovo qui per adorare, per dare gloria a Dio. Abbiamo cantato della fede e la fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Nel mezzo di ogni apparente sconfitta, siamo convinti nel più profondo del nostro cuore che Dio ha vinto e che la vittoria appartiene al suo popolo. Dio farà tutto il resto come è giusto. Ho dei saluti da Zurigo e da alcuni che sono particolarmente collegati con noi, che pregano quotidianamente per la causa di Dio. Anche questo esiste e ne siamo grati. Sappiamo che chi prega ha l'opera di Dio nel cuore. Domenica non mi sentivo bene, ho dovuto quasi smettere di predicare, il mio cuore ha ceduto e mi sono sentito molto molto male, tanto che ho potuto solo parlare senza predicare. Sembra che si stia arrivando al punto in cui tutto raggiunge e assume un livello che non è più sopportabile in termini terreni e umani. Ma noi facciamo come Abramo, cioè ci fidiamo di Dio, anche dove non vediamo nulla, eppure ci arriva al cuore. Nessuno che ami Dio può essere indifferente a ciò che accade. Nessuno può essere indifferente quando i fratelli e le sorelle che amiamo e che ci stanno a cuore prendono strade o fanno cose che causano dolore. Non importa chi sia. Chi ama Dio ama tutti coloro che sono nati da Dio. Questa è la parola di Dio. E chi non vuole essere misurato dalla parola di Dio non si è ancora piegato e sottomesso sotto la mano di Dio. e ci sono alcuni passaggi nelle sacre scritture che sono un buon metro di misura che non può essere piegato, che è inflessibile e tuttavia molto chiaramente leggibile, in modo che possiamo riconoscere in noi stessi e anche negli altri ciò che potrebbe essere fatto meglio e più correttamente. Voi sapete che nell'Antico Testamento, quando le persone facevano qualcosa che non era giusto davanti a Dio, venivano lapidate o il giudizio arrivava su di loro perché la grazia non era ancora arrivata. La sacra scrittura dice, la legge è venuta per mezzo di Mosè, la grazia è la verità per mezzo di Gesù Cristo. E così distinguiamo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, in quanto c'è grazia per tutti finché dura il tempo della grazia. Domenica sono giunto a una conclusione che potrebbe colpire nel segno. Ho pensato che tutto ciò che facciamo a qualcun altro potrebbe ritorcersi contro di noi, potrebbe accadere a noi. Ed è per questo che dobbiamo stare molto attenti a ciò che diciamo, soprattutto ai giudizi che diamo. Certo, fa male a me più che a chiunque altro, sotto tutti i punti di vista. Basta che io apra gli occhi che sia mattina, mezzogiorno o sera, lunedì, martedì, mercoledì o sabato o domenica, in qualsiasi momento. Basta che io apra gli occhi e sento un profondo dolore e una grande sofferenza nel mio cuore. Non nascondo il fatto che non potrò sopportare questo stato ancora a lungo. Non lo dico per far sì che qualcuno si dispiaccia per me. Non ho bisogno della pietà di nessuno. Quello che voglio ottenere è che portiamo insieme la causa di Dio davanti al trono della grazia, ma che la portiamo dal cuore in modo tale che Lui possa ascoltarci. Domenica a Zurigo ho parlato della parola in Luca capitolo 1. E mi sembra una parola che può valere anche alla fine del tempo della grazia, come all'inizio. Abbiamo già ascoltato due passi meravigliosi nella parola di introduzione. Uno, tratto da Deuteronomio capitolo 4 secondo cui Dio si è rivelato al suo popolo, ha parlato, ha operato, lo ha condotto fuori, lo ha benedetto, gli ha dato da mangiare e da bere come nessun altro popolo sulla terra. C'era un solo popolo di Dio e Dio rinunciava ad altri popoli per benedire custodire, condurre e guidare questo unico popolo. E qui dice, e perché egli ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro progenie dopo loro, ed egli stesso di persona, ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza per cacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso. Come oggi si vede, attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio aveva un piano di salvezza con il suo popolo per grazia, per elezione. E lo ha portato a compimento. Qui si usa la parola Eletto e Dio è stato coinvolto nella sua stessa persona. Nella lettera agli Efesini abbiamo sentito la parola esortazione. Paolo era un prigioniero del Signore e per lui era importante presentare la Chiesa a Cristo come una vergine pura, senza macchia né ruga. Per questo scrisse le lettere di esortazione. Lui aveva un cuore paterno, un cuore di pastore si preoccupava del gregge di Dio, sul quale lo Spirito Santo lo aveva posto come sorvegliante, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Se dobbiamo sopportarci a vicenda nell'amore, allora deve essere un po' difficile, altrimenti l'esortazione non sarebbe stata scritta. Chiunque può dire a un'altra persona cosa deve pensare. Chiunque può sapere meglio di chiunque altro. Ma non tutti possono accettare le persone così come sono. Tutti vogliono cambiare, rimodellare, rimodellare tutti. E poi? E poi, cosa avete fatto di me? Se volete che io sia come volete voi? Questo non vale per niente davanti a Dio. Dio vuole plasmare tutti come vuole. Sarebbe triste se una persona diventasse come l'altra. Che cosa sarebbe? Allora nessuno si presenterebbe come è. Tutto sarebbe innaturale, tutto sarebbe una mascherata, uno spettacolo in mezzo alla casa di Dio. E Dio lo proibisce e lo impedisce. No. Ognuno deve essere ciò che Dio lo ha fatto essere. E anche per quanto riguarda le capacità o i talenti terreni o qualsiasi cosa una persona sia, sì, accettiamoci gli uni gli altri come Dio ci ha accettato in Cristo. E sopportiamoci gli uni gli altri nell'amore e non diciamo una parola sul fatto che una persona è così e l'altra così. Siamo contenti che sia così. Come sarebbe monotono sulla terra se tutti i fiori fossero dello stesso colore e tutte le montagne fossero identiche l'una all'altra? e ogni volto fosse monotono come tutte le sedie su cui alcune persone sono sedute ora come sarebbe se fossimo tutti così monotoni cosa sarebbe una cosa molto brutta no il nostro dio è un dio onnisciente e fedele che ha pensato a tutto per l'intero regno umano e naturalmente anche per il regno di Dio. Qui ci viene detto con enfasi di sopportarci a vicenda in umiltà e mansuetudine, con pazienza sopportandoci a vicenda nell'amore, impegnandovi per conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Tutte queste cose stanno insieme. Se qualcuno non mi piace, faccio un'osservazione, l'osservazione porta a un litigio, a una disputa e poi arrivano le discordie e poi ogni sorta di cose, tranne l'amore e la pace. E sono proprio queste due cose che dovrebbero essere rivelate e in esse... Dovremmo sforzarci di mantenere l'unità dello Spirito. Cari, anche gli Apostoli erano diversi l'uno dall'altro, ma erano tutti uomini di Dio. Nessuno voleva cambiare l'altro. Ognuno accettava e rispettava l'altro così com'era. Dobbiamo renderci conto che lasciamo tutti a Dio, nelle loro decisioni, nei loro progetti, con tutta la loro esistenza e allora tutto va bene. In fondo ognuno è responsabile davanti a Dio e ognuno fa ciò che ritiene giusto davanti al Signore. Qui in Luca capitolo 1 questa parola è veramente meravigliosa. Come sapete i quattro evangelisti erano tutti diversi tra loro e se stasera mi seguite loro hanno scritto tutti in modo diverso eppure tutti hanno fatto luce una stessa cosa e l'hanno messa al centro della scena. Che cosa ha fatto Matteo? Inizia con una lunga genealogia e prosegue con la dimostrazione dell'albero genealogico terreno, la genealogia. E poi arriva a 14 generazioni e ad altre 14 generazioni e ad altre 14 ancora. E poi le ha elencate tutte, giusto? E in Marco qui dice principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia. E poi anche nel profeta Malachia. È così che inizia. Luca, Luca lo fa in modo diverso. E sono contento che Dio abbia guidato questi uomini in questo modo. Immaginate se dovessimo leggere la stessa frase in ogni Vangelo. Leggere la stessa storia, trovare la stessa descrizione. Allora un Vangelo sarebbe stato sufficiente. Non avremmo avuto bisogno di quattro. No. Dio nella sua sapienza ha fatto tutto in modo meraviglioso. Ma notate come suona umano ciò che viene introdotto qui. Leggo. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o oh eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Sì, verrebbe quasi da dire, è un giornalista che parla, è vero? Se ora pensate in termini puramente terreni, poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti, ma ora anch'io ho deciso, caro Teofilo, di scrivere anche a te. Ora veniamo alla domanda. Chi gli ha messo in cuore questa decisione? Molti hanno scritto, ma questa è stata una decisione divina, una risoluzione divina, altrimenti non l'avremmo in questa Bibbia. Noi crediamo che Dio vigila sulla sua parola. Dio aveva il suo piano con tutti questi uomini. Ma la cosa bella è che sono rimasti esseri umani con entrambi i piedi su questa terra. Loro non erano fantasisti o fanatici, ma scrivevano in modo veritiero. E continua dicendo, lo riporterò nel giusto ordine affinché tu possa conoscere la certezza delle cose su cui sei stato istruito. Ora veniamo al testo vero e proprio. Nessuno di loro, né Matteo, né Marco, né Giovanni, ha descritto l'evento che stiamo per leggere. Nessuno di loro ha sottolineato questo passo con il profeta Elia qui nel capitolo 1, nel versetto 17, come ha fatto Luca. Nessuno ce l'ha raccontato come Luca. Permettetemi di leggere. Salteremo i versetti successivi e inizieremo dal versetto 8. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo e tutto la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo fermiamoci qui per un momento all'inizio tutto sembra una tradizione si tira la sorte su quale sacerdote debbo offrire l'incenso. Sembra un po' umano, ma Dio non ha forse fatto in modo che la sorte cadesse sulla persona giusta? Davide non era già in grado di dire la sorte è caduta per me in luoghi dilettevoli, una bella eredità mi è portoccata. Terrestre? Sì, caro mio, noi diremmo: beh, che ne sarà di essa? Non preoccupatevi, dopo tutto, Dio è al di sopra di tutto ciò che facciamo sulla terra e porterà comunque a compimento il suo consiglio e la sua volontà. Qui si legge: secondo la consuetudine del sacerdozio. Gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. La cosa bella è che questo fu l'unico sacrificio che la comunità di Israele, nel periodo in cui quest'uomo si recava alla presenza di Dio, era in ginocchio e pregava. E mentre quest'uomo offriva il sacrificio e il fumo saliva simbolicamente, le preghiere dei santi salivano a Dio e al suo trono. E possiamo ancora leggere nel libro dell'Apocalisse, capitolo 8, dopo l'apertura del settimo suggello, che l'incenso dei santi, cioè le preghiere dei santi, saliva al trono di Dio. In quell'ora, quando quest'uomo, toccato dalla sorte, entrò nel tempio di Dio, accadde che mentre si offriva l'incenso, ebbe luogo l'ora della preghiera. E mentre il fumo saliva, salivano anche le preghiere dei santi. Chi si stupisce allora che Dio abbia risposto? Il versetto 11 dice, egli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Questo Zaccaria sapeva esattamente dove si trovava, sapeva esattamente cosa aveva detto. Poteva ripeterlo in seguito. Egli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, al quale porrai il nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza. E molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore, non verrà né vino né bevande alcoliche, sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ora ascoltate e convertirà molti dei figli di Israele al Signore Dio loro. Andrà davanti a lui con lo spirito e con la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Per preparare al Signore un popolo ben disposto. Non è meraviglioso quanto possiamo essere grati che questo Luca abbia avuto improvvisamente in cuore di scrivere. Tanti avevano già scritto tanto. Lui improvvisamente deve scrivere. E lo ripeto, leggete Matteo, leggete Marco, leggete Giovanni. Questa storia non è registrata da nessuna parte se non qui. E ci dice persino che la prima parte del profeta Malachia è menzionata qui. Cioè. Che egli volgerà il cuore dei padri verso i figli. E qui si ferma. E il cuore dei figli verso i padri viene omesso perché non si riferisce a quel tempo. Cari, nessuno può dirmi qualcosa di diverso da quello che già crediamo. Cioè che Dio ha ispirato i santi uomini e che essi non si sono presentati come dei, pur essendolo, come dicono le sacre scritture, erano tutti dei e figli dell'Altissimo, riferendosi ai profeti. Ora, qui, gli apostoli o discepoli del Signore, forse... Non è nemmeno una chiamata straordinaria, eppure è stato dato loro un posto nel regno di Dio per scrivere ciò che realmente è accaduto allora. Sono grato a Dio per questo. Abbiamo diversità in tutti questi Vangeli. E se armonizziamo e mettiamo tutto insieme, abbiamo una visione d'insieme. Ciò che è molto importante qui è che alla prima venuta del Signore, l'angelo venne da Maria, venne da Gabriele. Accaddero cose soprannaturali sulla terra. E più o meno nello stesso periodo della venuta del Signore apparve anche Giovanni. E sapete, Zaccaria non riusciva a credere che la promessa si sarebbe adempiuta. Anche se era lì e poteva dire, l'angelo stava alla destra dell'altare e diceva questo e quest'altro. Eppure aveva difficoltà a credere. Continua qui. E Zaccaria disse all'angelo da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è avanti nell'età. E l'angelo rispondendo gli disse, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a suo tempo. Questo è quanto. Il Signore fece recare il messaggio all'angelo Gabriele, ma l'uomo di Dio non riuscì ad afferrare tutto in quel momento e si limitò a dire come è possibile? Pensiamo ad Abramo, un uomo anziano, molto anziano, e il Signore gli diede la promessa. Dio fa sempre le cose in modo che il suo nome sia glorificato. Abramo avrebbe potuto avere un figlio quando era giovane. Dove sarebbe stato il miracolo? Dove sarebbe stata la promessa? Dove la glorificazione di Dio? Lo stesso vale per Zaccaria. Dio non avrebbe potuto garantire che uno di tutti i bambini sarebbe nato anche lì? Dio sa esattamente cosa deve fare, in quale ora, in quale modo, attraverso chi. Lui ha già pianificato tutto. Nessuno può venire da lui e dirgli Signore fai questo adesso o fai quello. No. Tutti noi diventiamo parte del grande piano di Dio in questo tempo, come quegli uomini. Pensate che Luca ai suoi giorni fosse consapevole di ciò che stava facendo? Lui scrive, caro Teofilo, ti informerò di ogni cosa qui affinché tu sappia esattamente l'ordine in cui tutto è avvenuto. Teofilo non è più in circolazione da molto tempo, ma da allora migliaia, centinaia di migliaia e milioni di persone hanno letto e gioito del fatto che Dio aveva uomini che scrivevano, che parlavano che erano testimoni oculari e riferivano ciò che Dio aveva fatto. E possiamo leggerlo ancora oggi. Per concludere, torno all'inizio. Lo dice umanamente, poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, avrebbe potuto dire, se volete informarvi in qualche modo, c'è già tanto qui, potete leggerlo da qualche parte. Lo Spirito di Dio in lui lo ha portato a scrivere, a esporre, rivolto a un singolo uomo. E da allora alla Chiesa del Dio vivente in tutte le epoche, a tutti i popoli, lingue e nazioni. Qui si legge, è parso bene anche a me. Questo è davvero, lo sottolineo ancora una volta, il modo in cui lo diremmo noi come esseri umani, io direi. Ho deciso di scrivere una lettera circolare, ho deciso di fare questo o quello. Questa è una cosa. Ma Dio era presente in quella decisione. Dio ha messo questa decisione nel suo cuore. E questo è ciò che è importante e decisivo. E poi, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o oh eccellentissimo Teofilo. Oggi vorrei dire che le persone più eccellenti sulla terra sono il popolo di Dio. Ci è stato dato uno statuto regale. Egli ci ha acquistati con il suo prezioso e santo sangue. Così si legge nell'introduzione, nell'Apocalisse di Gesù Cristo, che Egli ci ha acquistato a Dio e ci ha resi re e sacerdoti. E qui ci si rivolge a quest'uomo come a un eccellentissimo. Oggi sono tutti coloro che prendono a cuore la parola di Dio che possono credere e che considerano veramente vera ogni parola di Dio, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Siamo grati al Signore Dio che si è preso cura di farci avere la sua preziosa e santa parola. I testimoni di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento hanno parlato e scritto, ispirati e guidati dallo Spirito Santo. Tutte le scritture sono ispirate da Dio e sono utili per l'insegnamento l'ammonizione e l'edificazione in Cristo Gesù, nostro Signore. In quel tempo Zaccaria sacrificò e la Chiesa era in preghiera. E Dio rispose, cari, questo è diventato molto grande per me. Questo è l'inizio del nuovo patto il passaggio al nuovo patto il primo è ancora il vecchio patto quando dice esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno questo era ancora l'Antico Testamento l'Antico Testamento il servizio nel Tempio Dio e così via ma poi anche la consuetudine è scritta qui, secondo la consuetudine del sacerdozio, secondo la consuetudine. Vi rendete conto che in ogni cosa, secondo la consuetudine, secondo l'usanza, secondo tutto, Dio ha portato avanti il suo piano in mezzo a tutto. Quanto è grande il nostro Dio? E il nostro Signore non ha forse rimproverato tutti gli scribi e i farisei? Non ha forse detto loro chi erano? Eppure, in mezzo a tutto ciò che è umano, Lui ha fatto ciò che è divino, portando così onore al suo nome. E compiendo la parola della sua promessa e realizzandola. Dio ha agito in mezzo a tutto e ha fatto la storia della salvezza. Secondo l'Antico Testamento viene offerto un sacrificio, si alza il fumo, la gente prega, ma Dio risponde. Dio fa un nuovo inizio in cui le persone si riuniscono nel suo nome e fanno ciò che sanno ancora davanti al volto di Dio e lasciano il resto a lui e lui lo farà. È lo stesso ai nostri giorni. Naturalmente quando leggo che l'angelo qui ha detto di essere alla presenza di Dio, o di venire o di stare davanti alla faccia di Dio, non si può trascurare e non si può passare sopra al fatto che l'angelo, che è venuto effettivamente dal fratello Branham, dicendo circa le stesse parole, Sono venuto dalla presenza di Dio per recarti il messaggio. Potremmo fare dei paralleli qui, ma possa Dio trasfigurare il resto per noi e renderci grati. Mi sta semplicemente a cuore che poniamo la causa di Dio davanti al Signore in questo modo, che la poniamo davvero completamente, diciamo, mio Dio, fai... Come vuoi e fai quello che ti piace. Noi possiamo, come quasi consuetudine, riunirci qui, ma vi dico che non ci riuniamo per abitudine. Veniamo qui per incontrare Dio. E un giorno verrà il momento in cui Dio risponderà come ha risposto allora. E forse potremo sederci lì e pensare tra noi, beh, anche i nostri fratelli sono ancora umani. E questo è vero al 100%. Luca lo aveva e Zaccaria lo aveva. Ma poi il divino è entrato in mezzo all'umano e Dio è stato onorato e glorificato. È così che può apparire ora e forse anche essere e diventare. In ogni caso, confidiamo completamente nel Signore e sappiamo che egli lo porterà a compimento. Sia lodato il suo nome. Amen. Ti ringraziamo ancora insieme per la tua preziosa e santa parola che è una lampada al nostro piede. Signore, ti ringraziamo che possiamo ancora riunirci e perché tu ci parli ancora, perché la tua parola viene ancora a noi e perché possiamo essere allineati secondo la tua parola, Signore. Ti adoriamo, Signore, in mezzo a noi, lodiamo il tuo nome glorioso e diamo a te solo l'onore. La lode è il ringraziamento, Signore. Tu avrai ciò che è tuo diritto con il tuo popolo, come hai sempre fatto, come hai sempre avuto ciò che è tuo diritto. Così avrai ciò che è tuo diritto anche nei nostri giorni. Signore, il tuo popolo non ha smesso di lodare il tuo nome. Mentre il sacerdote entrava e poi tu sei apparso, Signore. Chi di loro lo aveva considerato, Signore, che avresti mandato il tuo santo angelo e lo hai mandato. Alleluia. Oh Signore, lodato sia il tuo nome. Signore, questa sera tu hai parlato di nuovo in modo potente attraverso la tua preziosa e santa parola. Essa diventa sempre più grande e sempre più gloriosa per noi Signore. Sia lodato il tuo meraviglioso e prezioso nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen.